Don Salvatore! Don Salvatore! Che c'è? La pece sulla coperta della Lisa, la dobbiamo mettere subito? E che aspettate? La Lisa domani deve scendere a mare. Su, spicciamoci, fatti aiutare dall'altra squadra, vai! Frena, vai piano, che hai messo la guardia? Tu cammini sopra le uova, c'è. Cammino come posso, se prendo un chiodo il tetano a chi lo regala. Ma che chiodo è chiodo, non mi parlare di chiodi. E poi guarda gli altri. Ma gli altri hanno le scarpe. Perché, tu vai scalzo? Sembra una scarpa, ma sotto al centro c'è pelle. E che ci doveva essere, ferro? Ma non è pelle di vacca, è la pelle mia. Un buco così, e tengo pure il calzino consumato. Frena, ma tu sei sicuro? Con questo viaggio... Tu sei petulante. Ah, mi ha invitato qualche mese fa, stai tranquillo. Ospitalità completa a casa sua. Con vitto e alloggio. Ah, che è una pensione. Invitati, ospiti. E sta qua? Ehi, è il proprietario del cantiere. Ah, allora sta bene. Ehi, adesso chiediamo. Scusate, per favore, questo è il cantiere di Salvatore Aiello? E lui c'è. Ne siete proprio sicuro? Come sarebbe a dire ne sono sicuro? E così chiedeva... Salvatore! Salvatore! Renato! Come stai? Come vai da casa? Ciao! Abbiamo pensato di fare un viaggetto, sai, con la bella stagione. Ci faremo un po' di compagnia, sei una bellezza. Eppure tu, magnifico. Ah, il mio amico c'è già imparato, musicista anche lui, valente batterista, E dove avete preso alloggio? Noi. Noi veramente... Ho salvato un buono di prelevamento per 30 bolloni, da tre quarti di pollice. Ma che puttana. Ma che fate? Li mangiate i bulloni? Ce li mangiamo, se non è il lavoro, non lo so. No, noi non ce l'abbiamo ancora all'alloggio. Ma non vi dovete preoccupare. Qua non mancano alberghi, camere, pensioni. Salvatore, se hai ben ti ricordi. È come dicevo io, Don Salvatore. E la Biella ha sofferto? No, niente, niente. Biella e bronzino di banca, tutto a posto. Cambiamo la testata e tutto è inutile. Datti da fare allora, Per domani sera, credo che ce la facciamo. Dobbiamo farcela per forza, fai dello straordinario. Vabbè. Mai un momento di pace, se non ti dai da fare sono guai. 30 operai, paghe, assicurazione, contributi sindacali, tasse, non si finisce più. Ti ricordi a scuola invece? Che bellezza. Quanti anni sono passati? Mi immagino, Don Salvatore, con tutto il dinamismo che avete dovevate essere il primo della classe. Io? Il più ciuccio? Sì, il più ciuccio. Lui era bravissimo. Se non ci fosse stato lui non sarei mai passato agli esami. Già. Ti ricordi, Renato? Lui era il primo, Succede. C'è qualcosa che non va? Se ben ti ricordi, tu qualche mese fa a Napoli in galleria, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Salvatore! Scusate. Ma non te? Come mai sei già di ritorno? Taglio breve oggi, Chi si udivo mio io? È colpa vostra! Sono tutta sporca, mi sembra di aver fatto il bagno nell'olio. Avete sporcato tutto il mare col vostro catrame. Col mio catrame? Pigliatela con lo scirocco. Sì, con lo scirocco. Guardate se non ho ragione. Ah, non è catrame del mio cantiere. Spiritoso. Sono le petroliere che passano al largo. Lo scirocco porta a terra tutte le porcherie che quelli lasciano al mare. Avete sempre la scusa buona, voi. Su, vatti a vestire, se no prendi freddo, vai. Scusatemi tanto, io vado un momento in officina. Un attimo e torno subito. Aspettate, Salvatore, vi prego, aspettate. Ma che c'è? Un momento solo. Avete mai sentito parlare di infarto cardiaco? Sì, mi sembra. Ma che c'entra? Che c'entra? Viene agli uomini troppo dinamici che non pensano al riposo, che corrono in un attimo in officina e poi tornano subito di corso, proprio come volete fare voi. Ma io mi sento benissimo. Sembra, come si dice, un momento prima stava bene, come un d'oro, pieno d'attività, e poi improvvisamente... È un poco strano, sai, ma è un caro amico. Ma siete medico? Di più, sono un uomo che deve risolvere, e quindi ho un coraggio enorme. Voi 3 mesi fa avete invitato il mio amico Renato a casa vostra. Vi ricordate? Ospite, vitto e alloggio. Vi ricordate? Sì, mi sembra. In galleria. Avete ragione. Ti ricordo. Sì. È bellissimo. Io vi dicevo che ci sono alberghi, pensioni, camere mobiliate e non avevate nemmeno una lira. Nemmeno i soldi per tornare indietro. Ride lui e lo capisce. E poi degli altri fanno ridere. Ma tu che ride a fa? Ma sai la storia della iena ride? La so, non la voglio sentire. Ma lui non lo sa. Il custode del giardino zoologico dice: iena ride, iena che ride, si accasce di cadaveri e beva l'acqua putride delle pozzanghere. Si accoppia una volta all'anno. Io non ho mai capito perché ride. E tu che ride a fa? Non mi fai nervoso. Arrivederci, Salvatore. Arrivederci. Io vado a casa.
Che hai combinato? Vieni qua. Cos'è questa pettinatura? Ma ti sei travestita da donna fatale? Oh, quanto siete antipatico. Abbottonati subito questa vestita. Io faccio quello che mi pare e piace. Non sono mica più una bambina. Siccome ti sei fatta grande, ti do un compito di fiducia. Accompagna questi signori. Questa è Maruzzella, una signorina amica mia. Sono musicisti, abiteranno da me, dillo mia zia. Il pianoforte è a loro disposizione. Arrivederci. Ma cosa state facendo? È sempre stato così dinamico, attivo, ottimista. E quello è nato, capo. Eh già, è proprio quello il guaio. È fidanzato. E chi? Il capo. Non ancora. Beh, vogliamo stare qua a guardare lui o volete accompagnarci a casa sua? Io guardare lui? Non ci penso nemmeno. Stavo così, sopra pensiero. Io certe volte sogno ad occhi aperti. Già, succede. Beh, vogliamo andare allora? Dobbiamo andare da questa parte, signori. Ma la casa di Salvatore è di là? Noi sulla stradetta abbiamo il bagaglio, abbiamo dovuto affittare un mezzo. Quando la femmina c'è in giorno, l'uomo torna a sospirare, questa bella boccherosa non va sì, mo può dare. Ciò dai. È una. Ciò dai. È due. Tenne cerchio sempre nata, 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 no. Quando l'uomo si è imbriacato, non capisce niente più. Bota e gira, gira e bota, ne fai tutto, tutto quello che vuoi tu. Quando la femmina è cianciosa, l'uomo torna a sospirare, questa bella boccherosa, non va sì, l'uomo può dare. Ciò dai. È una. Ciò dai. E dove? Tende cerchio sempre nato, 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 no. Quando l'uomo si è imbriacato, non capisce niente più. Bota e gira, gira e bota, ne fai tutto, tutto che la capo tu. Brava, brava. Sì, è proprio una bella voce. Brava. Non ho cantato mai con l'orchestra, sempre per conto mio. Un signore, un impresario che viene al grande albergo, si era fissato, mi diceva: avete una voce d'oro, fanciulla mia, potrei fare la vostra fortuna. È vero. Avete una voce cordiale, semplice. Perché non tentate? Pure voi. Pure io? Che significa? Quando l'impresario diceva così, allungava le mani. Ma no. No, voi siete un bravo ragazzo, invece. Grazie, bontà vostra. Scusate, torniamo subito. Maruzzè, vuoi venire un momento di là? Ma non ti rendi conto che non sei più una bambina? È modo di vestire quello, tutte le gambe di fuori e ti metti a fare anche la sciantosa. E che male c'è? Che male c'è, che male c'è, bisogna pensarci a certe cose. Ero così in disordine quando sono arrivati. Ah, va meglio ora, no? Sembrate una ragazzina. Sì, sì, hai la battuta sempre pronta tu. Levati quello straccetto che hai addosso. Ma io sotto solo le... Insomma, ho poca roba. Mettiti questo, è più adatto per te. La tua matrigna non ci pensa a certe cose. Sì, ma questo è così accollato, ora fa caldo. Andiamo, non fare la smorfiosa. E poi l'ho fatto io, fammi contenta. Renà, Renà, c'è una cucina enorme, che capolavoro. Che se ci sentono facciamo una bella figura. Curiosità da turista. Curiosità. Sul fuoco c'è il ragù, abbondante. E certi ruota appesa ai muri, all'antica, sa, belli, lucenti. E che bellezza. Per me la cucina è l'altare delle case. E questo mi pare un altare con la fiamma accesa, Renà. La fiamma accesa. C'è da adorare in silenzio. Tu vai odorando, però. E provando. E che male c'è? Gigi. C'era del salame lì, in un piatto. Zitto. Abbandonato, lì, là. Ma faceva una pena. Ma se ti vedono. Renà, tu devi divorziare dai pregiudizi borghesi. Quando io avrò una casa, farò incidere sul portone questa massima. Mia amica, chi mi dona la compagnia senza togliermi la libertà. Noi doniamo la compagnia a Salvatore Aiello. E lui ci compensa lasciandoci fare il nostro comodo. La libertà è bella, Renà, la libertà è bella. Aria, aria. Sì, sì. Che diavolo. Io, mo, per esempio, ho voglia di vedere che cosa c'è dietro quella tenda. Tu dici che non è corretta. Io ci guardo sì. Aspetta, Renà. Ma non è il caso. Ma tu che mi accocchi. Renà, un miracolo. E siamo ad agosto. Ma che c'è? Ma non fare misteri. Ma qui c'è la tradizione. Ah, questa è una casa che proprio decisamente mi piace. È gente seria. Questa è gente che si mette a pappiare il ragù bello per 5-6 ore. Po, 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 po. È una religione che si va perdendo.
Stai attenta, guarda. Natale in pieno agosto. Ti ricordi quando eravamo ragazzi? Proprio come adesso, senza una lira. Quanti Natali da povera gente abbiamo passato. E che appetito, ti ricordi, Gegè? La nostra è una casta di sfasolati. Dignitosi, però. E qua sta l'errore, eh? Noi siamo dei poveri vergognosi. E invece dovremmo... Sì, sì, la so la storia. La miseria, quando è miseria di gente onesta, è come una bandiera. E le bandiere sono belle al vento. E là è sempre Natale, c'è anche la neve, guarda, no? Ma bene, Natale, non tengo granare, ma leggo il giornale e mi vago a cuccare. La cantavamo da ragazzi, ricordi, Renà? Allora non conoscevamo che cos'è la malinconia. Si conosce dopo, quando si cresce. Bisognerebbe proprio inventarlo un sistema per non crescere. E chi lo sa, oggi vedrà tante cose. Buona Natale, non tenga danare, ma leggio il giornale e mi vaga a cuccare. E vatta a cuccare. Povero Natale, non tengo denaro, mi leggo il giornale e mi vaga a cuccare. Povero Natale, non tengo denaro, mi leggo il giornale e mi vaga a cuccare. Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per me sta sembrare, non so che fai, non so che fa. Povero Natale, non tengo denaro, mi leggo il giornale e me vado a cuccare. E vatta a cuccare. Muovere Natale, non tengo denaro, me leggo il giornale e me vado a cuccare. E vatta a cuccare. E me vado a cuccare. E vatta a cuccare. E me vado a cuccare. Bravi. La colpa non è mia, io ho impastato come le altre volte. Il lievito è buono, è la farina che non rende. È tutta la partita variata. Questa è farina dell'anno scorso ed è stato pure all'umido. Sentite. Ragioniere, com'è questa storia? Ci serviamo da tanti anni ai mulini Carelli, non è mai successo. Ma voi il campione lo avevate con voi quando avete ritirato la partita? Veramente no, ci siamo sempre fidati. Telefono e vedrete che... No, ci andate invece col camion, prima di sera riportate indietro tutto. Ma se telefono mi sembra che... Voi farete come ho detto io. Come volete. Giorno, che è successo? Il bagno è stato più lungo del solito. E dove l'hai preso quel vestito? Sei uscita con la vestaglietta stamattina, mi pare. Cos'è, un segreto? Indovinate, Carmè. Oh, vediamo. Aspetta, un cavaliere su un cavallo bianco ha aperto lo scrigno e ti ha regalato una veste tra punta di stelle. Ci siete quasi, Carmè. Ma quando la smetti di fantasticare e di inventare bugie? Donna Carmela ha ragione, tu. È colpa vostra, no? Colpa mia. Tutte le storie che mi avete raccontato quando ero bambina, ve le siete dimenticate? Ma quelle erano fantasie, storie per ragazzi. E io mi ci sono affezionata, adesso lo invento io. Che male c'è? Ma tu non racconti delle storie, dici solamente bugie. Però dico delle belle bugie. Ma questa volta voglio dire la verità. Questa me l'ha regalata Salvatore Aiello. Lascia la porta aperta. Certe volte non ti controlli. Poco fa, per esempio, l'ho guardato in un modo e io mi chiedo se... Non capisco che vuoi dire. È bastato quel nome per farti perdere il controllo. Salvatore. Sei gelosa di quella ragazzina, di. Oh, finiscile, non fare l'imbecille. Controllati. Gli operai ti guardano attraverso i vetri e tu non sei simpatica a questa gente. Non dimenticano chi eri, quelli. E poi, senti, non mi piace il tono che usi con me in presenza della gente. Tu dovresti esserci abituato. Se vuoi cambierò, poco alla volta. Poco alla volta. Hai pazienza, tu. Poco alla volta stai spogliando quella ragazza. Le stai togliendo tutto. Non sei forse tu il tecnico? Il geniale che combina queste carte, che risolve tutto con i numeri, con le cessioni di capitale, con le vendite. Mi ci hai portato tu. Sì, e poi ci ha provato gusto. Non è vero. Non ho avuto che bene dal padre di quella ragazza. E per una come te ho tradito tutti. Per che cosa poi? Per vederti impallidire solo se senti il nome di Salvatore Aiello. Non fare lo stupido. Cosa ho avuto da te? Niente. Ma non è detta l'ultima parola. Io ti tengo. Così. E tu lo sai. E non ci dormi la notte. Cos'è, cambi pettinatura? Carmè, come mi sta? Non sembro più grande così? E potrei farmi anche una coda di cavallo, non vi pare? Non credo, le code di cavallo le portano le ragazzine. Stai proprio bene così, sembri una ragazza di 20 anni. Oh, veramente, Carmè? Ah, dimenticavo,
Devi firmare certe carte per la banca. Sempre carte, sempre firmare. Tuo padre mi ha lasciato un bel guaio con l'amministrazione di tutto. Fra non molto è finita. Per fortuna ti fai grande e con la maggiore età. E che vestito potrei mettermi stasera? Perché? Che succede stasera? C'è una festa in casa di Salvatore. Ci sono certi amici suoi musicisti. Ha tanto insistito, Salvatore. Io non ci volevo andare, ma lui... Perché non ci volevi andare? Beh, perché... perché così? Hai detto una bugia, eh? Avanti, che ho ancora tante cose da fare giù. Devi firmare qua e qua. Ancora non mi avete detto che vestito dovrò mettere. Quello celeste, coi fiorellini, credo che sia il più adatto. Ma mi fa troppo bambina. No, quel vestito lo può portare benissimo qualunque signorina. Beh, dove devo firmare? Ma là, dove c'è la crocetta, ecco. Sai, per chiedere l'autorizzazione di vendita al tribunale. Firma bene per esteso. Ah, allora ci devo fare pure la codina con lo svolazzo. E qua? Grazie. Donna Concè, squisito come una volta. Il vostro caffè ha fatto epoca in paese. È da tanto tempo che con io... questi ragazzi è arrivata l'allegria e Salvatore ha voluto riaprire la casa agli amici. Ah, ecco. Oh, scusate. Prego, prego, accomodatevi. Ma don Salvatore non ci sta. Salvatore di sera ha altro da fare. Beato tu. Vieni avanti, vieni, se ti hanno invitato non ti mettere a paura, su, vieni. Ma io non sapevo che ci stavo avanti. Venite avanti, Giovanni, siete il benvenuto. Scusate, mi ha detto Maruzzello di venire, ma io non sapevo così con tanta gente. Maruzzello ha fatto benissimo, fate vedere a questi amici cosa hai visto, potete fare. Ma io poi lo sapete, vieni sono avanti. Per serenare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, non fare storie, se stai a suonare facci sentire qualche cosa. Noi cerchiamo un buon chitarrista. Avanti, vieni avanti. Qui siamo fra amici, conosco tutta questa gente. Per favore, un poco di silenzio, avete capito? Un poco di silenzio. Suona Giovanni. Campo suonando, Giovanni. Ma chi è? Si chiama Giovanni, sai? La chitarra ci campa qua in paese. Giovanni. Già. Con la chitarra. Ehi. Giovanni con la chitarra, una specie di Johnny chitarra paesano. Sì. Giovanni con la chitarra sarebbe un titolo. Giovanni con la chitarra. Sera con pevica, qua chitarra scende pantuleta. E una cravatta gialla e una giacchetta che ha spaccato a rete. E scarpa a dalle nuca sono fatta a zumba bussa. E chi sa vota a e chi sa vota là, guardando le passa. O chiamano giù a nega chitarra. Giun giun giun, giun giun giun, giun giun giun. Ma chi sa va canta tutte le canzoni. Giun giun giun, giun giun giun. È stata innamorata di una figliola. Che l'ha lasciata mi è scombinata. E cantana me cor, e canto quartino. La voce è una chitarra, ma la femmina è zazzam. E dopo ciucciariella, ti fa scapricciatiella. Tanto vicina a me, Maruzzella, Maruzzella. Salvatore che ti ha invitata per questa sera. Se ve l'ho detto, quante volte ve lo devo ripetere? E tu dici che sarebbe anche propenso a... Sì, signore, aspetta il momento per dichiararsi. Sapete, certe cose noi donne le sentiamo capisco. Subito.
Mi ha detto, ti aspetto stasera alle 9, non tardare. Invece io ho tardato apposta. Così si legano gli uomini. Ho capito. Beh, io ti lascio. Siamo arrivati. Avrei avuto piacere di salutare Don Salvatore, ma è tardi. Aspettate, ve lo chiamo. Così lui si affaccia e mi vede in figura intera. È più poetico. E poi qui c'è una luce lunare che fa un certo effetto. Ma cosa fai? La buon'anima di papà si divertiva tanto quando fischiavo così. Vi ricordate? E poi me l'avete insegnato voi il fischio con le dita. Ma che fa? Non si affaccia? Ah, Maruzzella, sei tu! Ti aspettiamo da tanto tempo! Fate affacciare Salvatore, il ragioniere vuole salutarlo! Ma Salvatore non c'è! È uscito alle 9 per certi affari del cantiere. Vieni su, sbrigati. Arrivederci, ragioniere. Arrivederci, buonasera. Ma allora, l'appuntamento era vero oppure... Fantasie, ragioniere. Fantasie mie. Buonasera. Casa, donna Carmela, è di sopra. Di donna Carmela? Ah, di qua non è passata. Ma Nicola, che è venuto da poco, dice che l'ha visto uscire dal portone di casa. Lo dice lui, ma noi non l'abbiamo visto. Pertanto nomino mia erede universale la mia unica figlia. Sino alla sua maggiore età dovrà provvedere alla tutela il tribunale con la nomina di un tutore. Soprattutto escludo che possa tutelare gli interessi di mia figlia, mia moglie, alla quale spetta la sola legittima del mio patrimonio. Così, così, dammi la penna, dammi la penna. Tu mi sei testimone, vero? Davanti a Dio. Oh, che stupido sono stato. Una vipera avevo in casa, però me ne sono accorto in tempo. Pensaci tu, a Maruzzella, che ti vuole bene e ha tanta stima di te. Ma voi non avete depositato un altro testamento nelle mani del notaio qualche mese fa? No, no, niente. Questo è valido, questo. Qui c'è anche la data. Questo è valido. Anzi, corri, corri dal notaio. Sì. Corri presto, portalo qui, che non ce la faccio più. Sì, vado. Non ce la faccio più. Devo correre dal notaio. Sta molto male, chiamate il medico. Datemi quel foglio. Ma che dite? Datemi quel foglio, vi assicuro non conta niente. Ma se ci tenete a fare sempre il servo, andate pure. Carmela! Qualcuno, Carmela! Vogliamo essere amici allora? Vi conviene sempre essere gentile con me. Datemi quella carta, su. Su. Thank you.
E poi perché? Siamo pronti con sta quadriglia. Chiamo a tua gente in betta a facermi chance e dama. Pronto per la promenade. Ancora promenade. Piano piano. Promenade ancora. Chiamo tutti quanti a me a facermi un bello mondo. L'ultimo si facesse andare. Un secondo facesse lo stesso. Chiamo lo terzo pure. Qui, e speech, dai, sentite, al buffet, che sei pure paghito, andiamo, si mangi. Permesso, scusate, una cosa urgente, scusate, una cosa urgente. È libertà, no, pochi libertà, fatemi più là. Ecco, dunque, mantieni in mano, che sei roba mia, eh. Ho capito tutto da quando vi ho visto per la prima volta sulla spiaggia. È fortunato, Salvatore. Certo, è un bel giovane, è ricco. E voi lo amate. Che sciocchezza. È per me come un amico, un fratello maggiore. Vieni, petito. Fate prego, senza complimenti. Ti piace questo? Le ragazze non vedono mai un fratello in un tipo come Salvatore. Io magari sono il tipo del fratello. Io dico invece che voi... Sì, insomma, scommetto che avete un sacco di ragazze. Io? Certo, con voi si parla bene. Come a un fratello. Voi, invece, non siete capaci di parlare con lui. Certe parole le pensate sempre. Forse anche lui le pensa. E non le dite. E aspettate. Come stasera. È tutta la sera che aspettate lui. Un appuntamento mancato è sempre triste. Io ho scritto una canzone su un immaginario appuntamento mancato. Un appuntamento alle 9, come il vostro. Me la fate sentire? Beh, io non sono un cantante. Ve la posso raccontare? Permesso, per favore. Questo fatto di servizi da solo mi sembra proprio indovinato, Giovanni. Libertà ci vuole, libertà. Tu mi piaci. Hai le stesse mie tendenze di libertà. Sotto quale costellazione sei nato? A Napoli. Non ho detto dove, ho detto quale costellazione. Che sei, pesce, ariete, gemelli, che sei? Ah, un figlio unico. Capricorno? Capriche? Corno! Non credo. Ma, permesso. Ah. Giù, in che mese sei nato? Ah, a luglio. Ah, allora sei del leone, oi? Avrei dovuto capirlo subito, sei leone come me. Si vede dal pasto. Come dite? Il pasto del leone? Noi parliamo delle stelle, voi nelle stelle non ci credete. E come no? E benissimo, e adesso vi indovino la vostra costellazione. È facile, sono nata in settembre, non poteva essere che così. Che è stato? Hai detto qualcosa di offensivo. Senza farla apposta, te l'assicuro che io volevo... Peccato, una brava signorina. Dovevo fare la concertista di pianoforte, suona molto bene. Peccato. Giua, io le ho detto che è nata sotto la costellazione della Vergine. Tu che vuoi da me, scusa. Senti, poso piatto. O tempo, su un anno vo passa, e quando vo passa, non si tocca, eh? Dice, sento i cori che roba nostra. E allora capaneva, cambietta da strigneva, ma se cagnata non ritorna più. T'aspetti nove, sempre all'angolo sta via. Inutilmente, ma consuma vita mia. Che brutta malattia e sta malinconia, e se fa tardi mentre pensa, ma perché tu non ti fai vedere?
aspetta nove, son che nove non ci viene, ma come n'ombra io ti vedo innanzi a me cercandoti, chiamandoti, soltanto che speranze ti vedi. Brutta malattia e sta malinconia e sa fa tardi mentre pensa, ma perché tu non ti fai vedere? T'aspetti nove, son che nove non ci viene, ma come l'ombra io ti vedo innanzi a me cercandoti, chiamandoti, soltanto che speranze ti vedi. Stanca di vedersi di nascosto. Non dobbiamo vergognarci di niente, noi ci vogliamo bene, non è vero? Certo, ma cos'è questa agitazione? Non capisco di che cosa ti preoccupi. Lo sai cos'è agli occhi della gente una vedova con un fidanzato? Ma nessuno ha il diritto di vietarci di fare quello che... Sì, lo so, ma sono anni che si trascina questa situazione. E invece adesso potremmo essere felici davvero se tu lo volessi. Ma non possiamo pensare a sposarci. Non è ancora un anno che tuo marito è morto. E non è abbastanza. Oh, ma la questione è un'altra. Credi che non l'abbia capito? Ti sei stancato di me e non pensi che a liberarti? Ma cosa ti prende adesso? Non cominciamo con le solite scenate. Scusami, ma è perché ti voglio bene. Quante volte durante il giorno mi sorprendo a pensare intensamente ai pochi attimi di gioia che viviamo insieme. Sono così sola e in casa non ho nemmeno il conforto di una parola buona da nessuno. Ma Ruzzella ti vuol bene, no? Ma non riesce nemmeno a chiamarmi mamma. Il suo carattere è così, non lo fa certo per cattiveria. Tu la difendi, eh? Ma non è che una bambina. Già, una bambina. È una donna invece ora. Ed anche per questo vorrei che fosse domani il giorno del nostro matrimonio. Se dovesse scoprire di me e di te, credimi, morirei di vergogna. Non so perché, ma è come se mi sentissi colpevole verso di lei. Colpevole? E perché mai saresti colpevole? Credo che sia innamorata di te. Oh, di me? Ne sei gelosa? Sì, un po'. Forse è ridicolo, ma quando racconta quelle sue fantasie e sei tu l'oggetto dei suoi sogni, mi sembra quasi vero. O magari c'è veramente qualche cosa. Ma cosa ti viene in mente? È con Maruzzella. Donna Concè, se non vi dispiace l'accompagno io. No, no. Buonasera, Donna Concè, grazie. Buonasera. Buonasera. Sapete perché vengono i dolori artritici alle vecchie zitelle? Oh. Me lo ha spiegato il batterista poco fa. Perché non si muovono, non camminano. Buonasera. Non avete, signorina, arrivederci. Buonasera. Sera. Andiamo? Passavamo una serata come questa. Tutto bene, mi pare, no? Ci volevano quei ragazzi a portare un poco di allegria in casa nostra. Simpatico quel Renato, non ti pare? E poi è un vero artista. Ah, sì, è molto importante essere artisti. Già, è importante, perché un artista capisce sempre prima e meglio di uno che non lo è. E dove andate a quest'ora?
Ma come, è già tutto finito? Anche di notte si fanno gli affari del cantiere adesso. E mi sono trattenuto con degli amici, ma se vuoi ritirarti accompagno io Maruzzella. Non voglio ritirarmi per niente invece. Sarete stanca, è stata una serata così faticosa per voi? E va bene, sono stanca. Arrivederci. Come ti permetti di entrare qui? È stata lunga la serata, vero? Cosa vuoi dire? È sempre a scambiarvi promesse di matrimonio siete stati. Parla piano, non voglio scandali. Anzi, vattene che è meglio. Sai benissimo che non puoi scacciarmi. Non puoi. Parla piano, ti prego, la ragazza può sentire. No, non è ancora tornata. Ora sarà con Salvatore. Tieni piedi in due staffe, quello. Non dire sciocchezze. Ma poi non c'è niente fra me e Salvatore. Però vi vedete quasi tutte le sere. Mi ama. O meglio come te, mi vuole. Ma anche lui non mi avrà, non temere. Che offrite in cambio? Che hai da offrirmi in cambio tu? Ma io ti voglio bene veramente. Farei qualunque cosa per te. Mi offri dell'amore. Ah, che sforzo. Ti ricordi quando entrai in questa casa? Ero una povera ragazza settentrionale, quasi una straniera qui. E tutti me lo fecero sentire. Ma il padrone no, fu gentile lui. Lui era solo da troppo tempo. Cercava amore e volle baciarmi. Ma io ebbi il coraggio di respingerlo. E allora mi sposò. Si sposò a me, una povera serva. Gli ho sacrificato 10 anni della mia vita. Non hai diritto di parlare così. Don Antonio era un bravo uomo. Siamo noi piuttosto... Noi ci siamo difesi. Io mi sono difesa, capisci? Voleva togliermi tutto. Non è vero, tu... Io cosa? Sei nato servo. Per un suo sorriso, un suo elogio avresti strisciato come un cane che si accuccia e le calamano che lo ha picchiato. Con me vuoi abbaiare, mostrare i denti? Non mi fai paura, mi fai ridere. Ridi, ridi. Dimentichi che il testamento, quello vero, quello ultimo, ce l'ho io e posso rovinarti. Se lo avessi dimenticato ti avrei cacciato a calci stasera. Provaci. Avanti, provaci a scacciarmi. Quel testamento è l'unica tua risorsa. Ti permette di fare un po' di soldi. Di vivere bene, sperare. Se lo fai vedere a qualcuno, puoi fare del male a me e a te, è vero. Ma poi, cosa ti rimarrebbe? Niente, saresti un povero uomo e basta. E adesso via, su, vattene. Non fa niente se stasera non sei venuto alla festa. Ti ho perdonato. Grazie. Ma io non ti capisco. Dimmi una cosa, senti, io ti piaccio. Certo, e un giorno diventerai anche una bella donna. Un giorno quando? Presto. Le ragazze fanno presto a diventare donne. D'improvviso certe volte. Il segno si ha quando gli uomini si voltano a guardarle. Si voltano già. Ma fammi il piacere, chi vuoi che si volti? I tuoi amici, per esempio. Gegè è un matto, non l'hai ancora capito. Ma Renato non è matto. Renato? Già, ti dispiace? Ma certo. Cioè, io non... Ormai l'hai detto. Ehi! Sei l'uomo più antipatico che io conosca. Tu non sei un artista, ecco. Ma che dici? No, tu non sei un artista perché non capisci. Non vuoi capire, non potrai capire mai. Cos'è questo per te? Come sarebbe per me? Cosa volete sapere? Come la chiami? È la Maruzzella, ma è vuota, è vaganta. Ci potete fare solo un giorno per la catena. Signor forestiere? Già. Ci venite alla festa stasera? I saraceni si rubano la Madonna. Ciao. Ah, signori, non mi date niente. E perché dovrei? Io ho dato quel bel consiglio del giorno per la catena.
Grazie, buona giornata. Ciao. I saraceni si rubano la Madonna. I saraceni si rubano la Madonna. Buongiorno, Maruzzetta. Vi sentite bene? Avete una faccia. Cos'è successo? Niente, pensavo a un pezzo che vorrei comporre. Dite un po', ma quando voi create una canzone, pensate a una donna o no? Beh, non sempre. Chissà quante ragazze nella vostra vita. Io, a dire la verità... Oh, non ditemelo, non voglio saperlo. Piuttosto vorrei che scriveste una canzone per me un giorno. La vostra più bella canzone. Prendi, asciugati. Oh, spiritoso. Beh, io ritorno a casa, vorrei lavorare un poco. No, aspettate. Avete visto quel motoscafo? È del commendator Rossi, l'impresario che mi fa un po' con la corte. Ve ne ho parlato, no? Vi ho combinato un'audizione. Verrà giovedì a sentire il vostro quartetto.
Solo accompagnata da Toscanini. Dico la verità, parola d'onore. E poi quale quartetto? Siamo tre mettendoci dentro pure il chitarrista. Ho pensato di aggregarvi un sassofono. E chi sarebbe questo sassofono? Uno che ha accettato con entusiasmo. Ma chi è? Un certo Gennaro De Rosa. Chi? Gennarino spustato, no? È bravissimo. Figuratevi che lo hanno cacciato dalla banda del paese. Ah. Per quanto è bravo, lui non si adatta a suonare con le lagne dell'opera e fa di testa sua. C'è qualche cosa di nuovo, di buono, di originale, insomma, sicuro. Bene, lei passi da me domattina a Sorrento, in albergo. Qualche cosa combineremo. Sì. Grazie. Signora, grazie dell'ospitalità. Arrivederci, carissima. Arrivederci. 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 Che bellezza. Allora, glieli raccomando. Sì, stia tranquillo, non dire. Arrivederci. Thank you.
dai, ci avete fatto una bella sorpresa. Ero un po' in pensiero per Maruzzella. Si faceva tardi. Da quando sono arrivati i musicisti ha perso un po' la testa questa ragazza, mi pare. Prego, accomodatevi. Buonasera, don Mario. Buonasera. E in fondo non è che un innocente intrattenimento familiare. Ma certo. Maruzzella qua si sente veramente in famiglia. Ma io sono contenta. È così difficile stabilire rapporti di buon vicinato. Figuratevi se poi un giorno si trattasse, dico per ipotesi, di vivere sotto lo stesso tetto. Maruzzella, si è fatto tardi, bisogna andare a casa. Un momento, faccio subito. Vi accompagno. Grazie, ma non c'è fretta, mi pare, no? Alla gente simpatica come voi e un poco matta come noi. Renato, mi accompagnate voi? Se vi fa piacere. Ai matti per bene come voi. Grazie. Andate su. Mi sono distratto alla prova di quei ragazzi e il tempo mi è passato senza che me ne accorgessi. Non mi pare il caso di fare una tragedia. Io sono per la strada di notte aspettando te e tu. Cosa avranno da dirsi di tanto spiritoso quei due? Ma non capisco perché ti interessi tanto di quella stupida. È magnifico, no? Non sei contento del successo? Oh, scusate se vi ho dato del tu. Anzi, mi fa piacere che ci diamo del tu. Ma non so se sono contento di partire. Ecco, se domani, per esempio, l'impresario mi dice... È l'occasione che cercavi, no? Mi sembra che vada tutto bene. Io non capisco perché tu debba complicare ogni cosa. Dove vi siete cacciati? Siamo qui! Fate ridere anche noi. Vogliamo muoverci, è tardi. Io è tutto il giorno che lavoro. Ma certo, scherzavo. Sei nervosa stasera. Già, sono nervosa. Mi avevi detto che ti sarebbe piaciuto immensamente girare da un posto all'altro. Sì, mi sarebbe piaciuto, ma poi si sogna qualche cosa di nuovo, di infinitamente più bello. Sono molto lontani. Su, corriamo. Raggiungiamoli. Salvatore, aspettate! Che scrittura, dono Conce? Due mesi a Roma tutto pagato. E che anticipi? Si mangia certo, dono Conce, due volte al giorno. Almeno. Ma i taralli come i miei a Roma non li trovate. Magnifici, magnifici. Voi ce li potete mandare pure per pacco postale. La posta arriva in orario. Renà, si fa tardi. Ma tu non fai colazione? Ecco fatto. Lascia! Lascia sta pure questa. Ma perché? Quante mani tieni? Due. La sinistra che porti? E adesso ci porti la valigia. Stai fermo, che sia completa, a questo ci penso io. Donna Conce, la scena dell'addio la voglio fare sul portone. Renà, Spicce, da Caruzzella è già arrivato. Alzatevi, marmotta. Ma guarda un po', questo piccolo schiavo. Donna Conce, anche io vi saluto sul portone. Non le avete detto niente. Perché? Tanto, sarebbe stato inutile. Oh, io so per esperienza personale che non serve a niente tenersi le cose dentro. Serve a soffrire di più. E basta. C'è al mondo una categoria di esclusi, di solitari. Forse è la mia categoria e anche la vostra. Certe volte noi soffriamo per evitare che soffrano gli altri. Si soffre anche a dire di no. E io non ho voluto che Maruzzella soffrisse per me. Capisco. Noi la scena dell'addio facciamola qua. Addio, zia Concetta, e grazie. Statele vicino. Sempre. Thank you.
questo è il nostro battesimo radiofonico. Trasmettiamo dalle grotte dei Cesari in Roma. E prima di iniziare il nostro programma, vogliamo salutare gli amici. È permesso, vero? Tanto ha cominciato, seguiti pure. Grazie. Maruzzella, ci ascoltate? Grazie. E grazie ancora a voi, zia Concetta. Ah, a proposito, i taralli sono arrivati. Ottimi, zia Concetta. Insistete. Trasmettiamo una canzone di buon augurio. Che cosa? Per voi. E adesso per favore andatevene. Io parlavo per il tuo bene. Se non mi credi, prova a farti una passeggiatina. Adesso, alla punta del Saraceno. Ognuno va a provare. Oh, bre bre bre. Tre passi in avanti, tre. Passa a te, passa a te, passa a te. Che cosa? Come si da ballare, sto cia 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 cia. Capo già già piglia, cia cia cia. Non da cia 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 va, sì cia cia cia. Io sto in braccio a te, passa a te, passa a te, passa a te. Che cosa? Che me cia cia trova, vada va cia. Ah, ah, ah. Cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha. Guarda qua, guarda qua, guarda là, guarda là, guarda qua. Cha-cha-cha, mamma, mamma, mamma. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Guarda qua, guarda là, mamma, mamma. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Grazie. Vi farò ascoltare una nuova canzone, Maruzzella. Spesso agli autori si chiede se le loro canzoni d'amore sono ispirate da una donna, da un volto, da un ricordo. Non sempre, o meglio quasi mai. Gli autori inventano una donna che quasi mai è vera. E cioè con un nome, una voce, degli occhi azzurri e dei capelli particolari. E nemmeno questa volta la mia Maruzzella esiste realmente. C'è, perché in ogni uomo c'è una donna come lei. Ma ripeto, quasi mai è vera. È sempre il frutto di un sogno. E chi mi canta presso a me, o i patriamenti, sa faccia luna per vedere, per tutta sta marina, da proci da rasina,
sa dice guarda la na femmina che fa. Maruzzella, Maruzzella, te mi serinda all'occhio mare e me mi sambietta a menù dispiacere. Stu cuore mi fa sbattere più forte l'onna quando c'è la scura. Prima mi dice sì, poroce, roce, mi fai pure Maruzzella, Maruzzella. Poi chi m'aiuta? Se tu non vieni a m'aiutare, poi m'è venuta una voglia ardente di passare e viene te noi bella e dammi sta bucchella che per m'avvelenare il zucchero si fa. Maruzzella, Maruzzella, te mi serinda all'occhio mare e me mi sambietta a me dispiacere. Stu cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando c'è la scura. Prima mi dice sì, poroce, roce, mi fai pure Maruzzella, Maruzzella. Più forte l'onna quando c'è la scura. Prima mi dice sì, poroce, roce, mi fai pure Maruzzella, Cosa c'è? Perché non sei a letto? Insomma, mi spiegherai che significa questa storia. Significa che me ne vado da questa casa e porto via l'unica cosa che mi è rimasta. Ho deciso così. Deciso? Che credi di poter decidere tu, una mocciosa? Non alzate la voce! Non vi conviene, credo. Ma in che mondo viviamo? Una ragazza si permette di criticare. Tu devi sapere... Quello che ho visto stasera mi basta. Non voglio sapere di più. Mi fa paura. Mi ricorda tante cose di prima, di quando c'era papà. Che vorresti insinuare? Non sei cambiata, sai. Sei rimasta quello che è. Ma Salvatore non ti ama. Ha già capito chi sei. Sei pazza, ecco cosa sei. Pazza e gelosa perché Salvatore ha preferito me a te. Pazza e gelosa sei. Compensato per la cabina del cutter è di pioppo. Ma avevamo ordinato di acere, mi pare. Come dici? Il compensato per il Terizza. Ah, sì, sì. Bisogna pulire lo spirito. Qua ci mancano 9 patate. E che l'avete contato, signori? Per il piacere, adori. Tutto lo astumi, io so. E io te conosco a te. Le teste dove sono? Le teste dei ponci. Non c'è, le teste capitali. Ragioniere, la signora sta sopra. Le devo consegnare questo vestito. Venite dentro, c'è tanta gente qui. Ecco, è meglio non far sentire. Ma avete ragione. La gente sta sempre con gli occhi puntati quando si tratta di donna Carmela. E poi roba speciale, inedita.
Io non so se piacerà, ma a me un matrimonio senza abito bianco non mi sembra matrimonio. Mi ha portato fretta, dice che è imminente. Voi ne sapete niente? Sì, so tutto. Tanti anni in questa casa, figuratevi. Però poteva aspettare ancora un poco. Dopotutto suo marito è morto da poco più di un anno. Ma voi veramente credete la cosa così imminente? Me lo ha lasciato capire. Ha paura di perderlo. Lui è giovane e non è un mistero. A me non mi piace parlare della gente, ma in paese si chiacchiera molto. Lei dice che questa volta vuole un corredo più elegante perché praticamente l'altra volta fu un matrimonio così. Voi mi capite? Gesù, che faccia avete fatto? Ragionier. Non sapete. Voi sapete troppe cose. Su, sbrigatevi, andate. Vado. Ma che cosa ho voluto venire per ragionier? Tu mi rino poco quando è bello Parigi. Ciao, zia. Quella scombinata lascia il costume dappertutto. L'ho trovato nella grotta, in mezzo alla sabbia. Che buon odore. Che si mangia oggi? È passata di qua, Maruzzella? Maruzzella è andata via. Andata via? Via! E siete stati voi. Tu con la tua stupida indifferenza e quell'altra, quella specie di madre. Dove è andata? Tu lo sai dove è andata? La grotta di Cesare. Sta là dietro, Dupasso. Ah, grazie. Ma come, a quest'ora? Ci la porto io stasera, no? La vengo a prendere in albergo. No, grazie, io... Ma guardi, io so ballà. Mi chiamano il bolero. Vedi, sì, che roba. Oh. E chi è? È una straniera, no? Un'ungherese. Che voleva? Al solito, no? Voleva essere accompagnata. Capirai, mi ha visto così acchittato. Io ho detto ai ragazzi, ma posso stare presso a te? Hai fatto bene. Pedala. Andiamo, ti pare che sto a pensare a loro io. Proprio adesso. Guardate dove mettete i piedi. Scusate. Come? Io cercavo. Non capisco. Cercavo. La macchina, niente lavoro, il balletto è completo, il guardaroba pure, lo faccio io. Voi permettete che parli con il maestro? Sì, parlate pure, per me. No. Più a Gran Cassa, più a Marcetta. Gege, roba di paese, più vera. E tu, falla a bombardino, tu le sai queste cose. Su, forza, ragazzi. 1 e 2. Salvatore lo sa. Non ci resistevo più. Lui si sposa Carmela. Ma quando sei arrivata a Roma, potevi avvertirmi, sarei venuto. E dimmi, hai mangiato almeno? No, ma non preoccuparti. Sono ospite di certi lontani parenti di papà. Per adesso sono a posto, poi si vedrà. Io speravo che ma voi... Ma certo, Marcello, non preoccupare, no. Come no, qualche cosa troveremo senz'altro. Bella quella canzone, Maruzzella. Era per me? Ti è piaciuta? Magnifica. E poi c'è sentimento. Io l'ho capita. L'ho capita bene io. Vai avanti. Io, sì. Se tu vuoi, rimango con te sempre. Dico sul serio, sai? Ma è possibile che Salvatore non l'ha mai capito. Che cosa? Quanto gli vuoi bene. Io lo odio. Lo odio. Beh, va bene. Poi ne parliamo con calma, eh? Adesso resta qua seduta, noi finiamo le prove. Già, bisogna inventare qualche cosa. Spremiti le meninge. Spremiti le meninge, Navarro. Ora vediamo, aspetta, vieni con me. Tu non vuoi capire che io ho una reputazione da salvaguardare. Sai, il paese ha 100 occhi. E anche giù al forno ormai lo sanno tutti. Io, insomma, mi sono confidata con Don Mario, il parroco. Ha detto che avrebbe piacere di salutarti. Sì, ma questo che c'entra con Maruzzella? Ma se te l'ho detto... Ho pensato che era meglio mandarla per un po' da certi parenti a Roma. Almeno fino a quando... Tu sei pentito della promessa che mi hai fatto. Ma allora dimmelo. Abbi il coraggio di essere sincero. Avanti. Di che vorresti non avermela mai fatta, quella promessa. Non dire così. Dovresti conoscermi ormai.
Andrò a parlare con Don Mario. Quando? Dimmi, dimmi, ti prego. Anche domani. Va bene? Oh, grazie. Tu mi ridai la vita. Se sapessi, a volte mi prende il timore che tu sia davvero stanco di me. E allora ho come un incubo. Sì, non potrei vivere senza di te. Preferirei morire. È venuto freddo. È meglio che eri in casa, è tardi. Ma stai male? È colpa mia, forse. Vuoi che ti accompagni? No, no, ti prego. Dividiamoci come al solito. Ma che ti è successo? Tutto in una volta? Niente, è che non so. Sì, forse non sto troppo bene. E adesso va, ti prego. A domani, Salvatore. Addio, Carmela. No, addio, no, ti prego. Arrivederci, allora. A domani. A domani. Saverio. Saverio. Ma non è successo niente, ti assicuro. Anche se quello che hai visto può sembrare, tu sai come stanno le cose. È una buona amicizia, niente più, ti assicuro. È tanto più giovane di me. Non ho più niente da sperare, Carmela. Ma perché io? Era l'unica cosa mia, vera, la speranza. Adesso non ho più niente, devi convenirne. Neanche la speranza mi è rimasta. E poi, l'hai detto tu. Ma che dici? Tu sei pazzo. Lui mi interessa solo perché è ricco. È la verità, proprio adesso. Adesso che finalmente i nostri progetti stanno per realizzarsi. I tuoi progetti, Carmela. Ma non è vero! Lo indosserai mai, quel tuo vestito da sposa. No! Va meglio, no! Insomma, cosa dici? È di Renato. Che bella scoperta, lo so che è di Renato, ma cosa dici? Si tratta di Maruzzella. Che è successo? Ha scritto a me, capisci? Perché dice che vuole il mio consenso. Renato e Maruzzella, c'è da ridere. Una buona soluzione. Renato è un bravo ragazzo. Ma è assurdo. Vatti a fidare degli amici. L'ho accolto in casa mia, l'ho sfamato. E ora mi chiede il consenso. Perché dice che sa che io tengo all'avvenire di Maruzzella più di ogni cosa al mondo. È un ipocrita. Ecco cos'è. Mi dispiace dirtelo, ma è migliore di te. Ha il cuore che tu non hai. E grazie a lui, quella ragazza forse potrà essere felice. Ma fammi ridere. Renato non è certo l'uomo che fa per lei. Saresti forse tu l'uomo che fa per lei? Io? Ma io che c'entro? Sì, non c'entri. Ma è una ragazzina. Già? Una ragazzina? A te piace la donna matura, l'amore pieno di mistero, di intrighi. Finirai per comprometterti definitivamente per una che... Non ricominciamo con la solita storia. Salvatore, guardami in faccia. Non fa per te. Ricordati che non c'è niente di impossibile se tu lo vuoi. Lascia tutto. Salta sul primo treno e corri da Maruzzella se veramente non vuoi che sposi Renato. Se ti preoccupi del suo avvenire, devi fare questo. Parli bene tu. Oramai tutto il paese e sta. E ti preoccupi del paese perché parla e sparla. Salvatore, spezza questa catena. Mi parli come se fossi un bambino. Ma credi che sia una cosa facile? E se poi fa qualche sciocchezza? È capace di tutto. Sono cose che si dicono. Se fosse vivo tuo padre... Credi che approverebbe quello che tu vorresti fare? Zia Concè, lasciami in pace. Con te non si può ragionare. Adesso nemmeno più in casa posso rimanere tranquillo. Non ce l'ho con te. Scusami. Esco a fare quattro passi. Renata! Ma che è successo? Hanno trovato sotto la punta del Saraceno due morti. Morti sfracellati sullo scoglio. Il povero ragioniere Caputo, sapete, quello del forno. Gesù, così mi hanno detto, sapete? Forse hanno sbagliato. Un Salvatore! Insomma, che cosa hai visto? Saliva alla punta del Saraceno. C'era la luna, si vedeva. Non ho fatto in tempo a dare una mano. Lascia stare, vieni al fatto. Ma quale fatto? Che cosa hai visto?
Lei, donna Carmela, era caduta. Si teneva attaccata alla roccia con le mani. È un posto pericoloso quello. Il ragioniere, poveruomo, voleva aiutarla. Lei ha preso la mano dell'altro. Sapete come succede? Eccoli là. Falli stare indietro. È stata una disgrazia. Una disgrazia. Dio li perdoni. Gentile richiesta di un mio caro, carissimo amico, canterò Maruzzella. Oi, chi sente? E chi mo canta presso a me? Oi, patriamente, s'affaccia luna per vedere. Ma tutta sta marina, da proci da rasina, sa dice guarda là una femmina che fa. Maruzzella, ha funzionato, ha preso il primo treno. Se il tuo matrimonio era vero, ma che hai?